condividere beni della vita ed essere felici di poterlo fare. Papa Francesco spiega così la convivialità al centro della catechesi nell'udienza generale in Piazza San Pietro. Ricorda che la tavola è il suo emblema. Una famiglia che non mangia quasi mai insieme, afferma, o in cui a tavola non si parla mai ma si guarda la televisione o lo smartphone, è una famiglia poco famiglia, è un pensionato. Il Papa sottolinea come anche il cristianesimo abbia una speciale vocazione alla convivialità. Gesù a cena consegnò il suo testamento spirituale e così la famiglia è di casa alla messa. Partecipando all'Eucaristia, aggiunge, la famiglia viene purificata dalla tentazione di chiudersi in se stessa, ma è invece capace di creare punti di accoglienza e carità, di essere scuola di inclusione umana. Non ci sono piccoli, orfani, deboli, indifesi, feriti e delusi, disperati e abbandonati che la convivialità eucaristica delle famiglie non possa nutrire, rifocillare, proteggere e ospitare. Tutti conosciamo i miracoli di una madre che accudisce anche i figli degli altri e di un padre che li protegge. Nei paesi ricchi siamo indotti a spendere per un nutrimento eccessivo e poi lo siamo di nuovo per rimediare all'eccesso. E questo affare insensato distoglie la nostra attenzione dalla fame vera del corpo e dell'anima. Quando non c'è convivialità, c'è egoismo. Ognuno pensa a se stesso. Tanto più che la pubblicità ha ridotta a un languore di merendine e a una voglia di dolcetti, mentre tanti, troppi fratelli e sorelle rimangono fuori dalla tavola. È un po' vergognoso, no?